Il passo lento, cadenzato e sincronizzato diventa metronomo dello stesso corteo. Lo struscio, l'incedere trinitario sono in tanti a ripeterlo lungo la processione, circa 240 in saio rosso che formano un corpo solo, un'anima sola, a Sulmona, e il giorno del Venerdì Santo, la storica processione organizzata dall'Arciconfraternita della Santissima Trinità. La prima edizione, stando agli archivi, risale al 13 aprile 1827, quando la Congrega dei Nobili lasciò il testimone proprio ai trinitari. Una città in pieno fermento, pronta ad accogliere la fiumana di turisti. L'attesa in particolare si tocca con mano nei vicoli del centro storico. Lì l'accoglienza diventa ancora più viscerale e ancestrale. Novità importante riguarda il maggiore coinvolgimento dei giovani, le cosiddette nuove leve, che garantiscono il ricambio generazionale per portare avanti la secolare tradizione. Una scelta mirata del direttivo dell'arcisodalizio trinitario che punta a coniugare tradizione e innovazione. Quest'anno inoltre l'arciconfraternita ha acquistato 11 nuovi fanali che si andranno ad aggiungere a quelli già in magazzino. In totale ne sono 54, 320 cantori, ci sono anche 5 nuovi elementi, tra cui un giovanissimo di 15 anni. Al debutto pure 5 nuovi sagrestani d'onore, il tutto tra lampioni, simulacri e maestoso coro del Miserere Mei. Sì, stiamo facendo un progetto che insieme alla Regione, grazie anche all'interessamento della dottoressa Scoccia, che ha sposato questo progetto di rinnovo proprio dei lampioni. Ne abbiamo quest'anno solo una decina, non di più, che sono arrivati proprio in questi giorni, quindi siamo ancora a livello di prototipo, quindi necessariamente ci saranno ancora degli aggiustamenti per renderli completamente uguali agli altri. La processione si sviluppa in questo modo: esce alle ore 20 più o meno, è formato dal quadrato dove al centro ci sarà il tronco, poi una fila di fanali, poi ci sarà il coro. Dietro al coro ci sono dei bambini che porteranno gli oggetti della passione, diciamo la lancia, i chiodi, il martello, la tenaglia o la pinza, come la vogliamo chiamare. Poi c'è il vescovo e subito dopo ci sono le statue sia del Cristo morto che della Addolorata. Dietro poi ci sarà le suore, consorelle, amministrazione e tutta l'autorità civile e militare. Questa manifestazione religiosa, perché a me piace chiamarla così, perché è sentita, ma è sentita davvero dal punto di vista religioso, possa avere un'importanza che è quella giusta, quella rilevante, e non soltanto un modo per sfilare processionalmente senza avere dentro di noi quel qualcosa di importante che è la morte e la passione di Cristo. Da qualche anno aspetto l'apertura da fuori, perché è giusto che io ho fatto più di 30 anni di apertura, quindi è giusto che anche i giovani vivano questa emozione, perché durante l'anno si lavora sodo. Quindi quest'anno sarò fuori e ho già dato a disposizione ai ragazzi di come fare, come aprire, quando aprire, e le disposizioni all'interno sono state già dettate a loro, quindi ognuno avrà il suo compito.